Final Fantasy è sempre stato famoso, tra le altre cose, per una ricca serie di segreti e di easter egg che hanno in ogni capitolo aggiunto quella nota di spensieratezza e di ironia. In questo diario, leggermente diverso dal solito, voglio quindi presentarvi due piccole chicche presenti proprio nell'introduzione del nono capitolo della serie. I giocatori più incalliti di voi sicuramente già sanno tutto, ma per chi non fosse a conoscenza di queste piccolezze, eccone un assaggio. Nella prima battaglia che affronterete, vi verrà naturale pestare duro un nemico per fargli vedere chi siete, ma ogni nemico spesso nasconde delle occasioni celate. Adoperando il comando ruba sulla maschera, infatti, potreste ottenere delle ricompense inaspettate, compresa un'arma per il protagonista, il tritamago. Ottenere questo oggetto subito all'inizio del gioco vi consentirà di godere di danni leggermente superiori alla media e di conseguenza procedere più facilmente. Se poi siete degli ottimizzatori folli e non volete perdere tempo a concludere la battaglia, provate a colpirvi da soli in modo da suicidarvi. Questo combattimento è infatti scriptato e anche in caso di sconfitta potrete continuare a giocare, ma risparmiandovi qualche minuto. La seconda chicca che voglio presentarvi è ben nascosta e richiede una buona dose di pazienza. Subito dopo la battaglia di prima, infatti, saremo portati a discutere il piano per rapire la principessa. Il boss ci spiegherà per filo e per segno come dovremo agire per portare a termine il piano ed infine ci chiederà chi dovremmo rapire, la principessa o la regina. Per ottenere questa scenetta aggiuntiva dovremo dimostrare di essere dei veri zucconi e insistere per un bel po' sulla risposta palesemente sbagliata. Rispondete che rapirete la regina circa 60 volte e verrete, per modo di dire, premiati da questa scenetta nascosta. Magari potrà sembrarvi una cosa stupida, ma è curioso vedere come i programmatori abbiano voluto aggiungere varietà persino a una scelta così insignificante. Detto ciò, vi ringrazio di aver seguito questo video e vi lascio alla conclusione di questo insolito siparietto.